Sabato ai nostri amici celiaci, bentornati su Rete 8 con le nostre ricette pensate e dedicate a voi, ma che sono perfette per tutti. Ed infatti oggi ci sarà una ricetta presentata dal nostro chef Marco Caldora, una ricetta che io amo particolarmente, ma voglio che sia lui a presentarla. Sì, oggi facciamo una ricetta molto molto semplice, anche un po', diciamo, simpatica, ecco. Sì. Facciamo una terrina lo facciamo con lo sgombro. Detto così, terrina sembra un po' riduttivo, ma invece è veramente un piatto freschissimo, pieno di gusto, di salute, soprattutto leggero, quindi perfetto per questi giorni, insomma, a seguito delle festività siamo tutti un po'... Io soprattutto veramente ho fatto il carico, quindi... Vero? Gli ha dato? E quindi, insomma... Oh, ma guarda quanto è cattivo questo! Oh, mi devo arrabbiare! Che bello il live! Vabbè, comunque facciamo questa ricetta con questa intenzionalità. Ecco, vero? Cioè, sì, allora, sì, di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di verdure, insalata. Sì. Qua abbiamo una bella mesticanza allora fresca. Allora io mando l'insalata. Sì, perfetto, mesticanza fresca. Abbiamo bisogno di dei cubettini di melone invernale, dei cubettini di arancia, un po' di pane, questo un pane in questo caso è per celiaci, quindi un pane senza glutine, passato in padella con un po' di pane fritto, ecco, una mollica fritta di pane, però possiamo, va Beh, bene se per, la volessimo, ecco, alleggerire potremmo anche mettere pane, sì, semplicemente tostato, sì, esattamente, sì, 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 va bene. E poi abbiamo bisogno, appunto, dicevo, degli sgombri, che vi faccio vedere pure l'operazione. E qui con le teste che io mi sono già anticipato, perché giusto, è un procedimento che ho fatto il giorno prima per servirlo il giorno dopo. Quindi abbiamo bisogno di alcune ore di riposo del piatto. Ah, quindi il brodo deve essere fatto in precedenza? Sì, no, ma anche proprio la terrina va fatta in precedenza, ah, okay, perché poi deve raffreddare. Okay. Infatti questo è un brodo tiepido, okay, ricavato dalle teste, dalle lische dello sgombro, mm-hmm, dove abbiamo aggiunto una puntina di agar agar oppure un foglio di colla di pesce. Già di suo è abbastanza grasso, quindi addensa, però va aiutato perché abbiamo bisogno di più consistenza nella sua gelatina, della terrina. Ma deve essere caldo quando inseriamo la gelatina? Sì, sì, okay, sì, sì. Se la colla di pesce va ammollata prima in acqua fredda e poi va messa nel brodo caldo. La agar agar, secondo me, appunto, in polvere, va messa semplicemente, sempre tiepido, va messo nel brodo, ma giusto una puntina, perché giusto per aiutare, okay, che si deve addensare. A sto punto gli ingredienti ve li ho detto, un limoncino che andiamo a grattugiare poi sopra i fritti. Faccio vedere come si assembla una terrina. Okay. Poi io, giustamente, come dicevo, per tempi tecnici l'ho dovuto anticipare. Poi lo sgombro è un pesce che a te piace tanto, perché ma ce sì, lo proponi sempre in diverse ricette, l'abbiamo fatto Genere, veramente ma guarda qua, appena tocca, modi. Ma guarda che carni bianche, come può non piacere lo sgombro? No, oppure... poi tra l'altro ha un sapore veramente ottimo, insomma, un ottimo pesce ed è anche economico. Soprattutto economico, ma le proprietà del pesce azzurro non sono, non è da poco, sono... notevoli, Sì, sì, ma infatti. Perfetto. Qua mi vado a una volta poi spinato bene, stiamo bello attenti a togliere tutte le lische. Andiamo a ricavare dei filettini. Togliamo sempre, o con la pinzetta togliamo a una, altrimenti, visto che ce l'ha solamente sulla parte centrale, per anticipare i tempi, togliamo proprio. E mettiamo nel brodo questo. Sì, certo, sì, questo va tutto in brodo. E qua ricaviamo il brodo che vi dicevo prima, il fumetto che vi dicevo prima. Perfetto, qua tagliamo a pezzettini, in questa maniera. Dalla parte della pelle, uh-huh, mettiamo una teglietta da forno. Sì. Dalla parte della pelle. Così semplicemente. E li facciamo, quindi la cottura è in forno? Sì, va,
un filo d'olio, un pizzico di sale. Non ne mettiamo tanto di sale, semplicemente perché poi nel brodo, noi abbiamo già messo un po' nel brodo il sale, quindi una grattatina di scorzette di limone. Intanto noi il forno ce l'abbiamo a temperatura a 180 gradi, se abbiamo un umidificatore ci mettiamo un po' di umidità nel forno, altrimenti mettiamo una teglietta con dell'acqua dentro al forno. Ah, per non farlo seccare? Esattamente. Come quando facciamo le castagne in forno? Sì. Ok. Abbiamo questa, andiamo in forno con questo, abbiamo questo risultato qua. Cottura brevissima, massimo 2-3 minuti a forno caldo, quindi deve semplicemente, poi lo sgombro quando più cuoce diventa stopposo. Okay. Quindi abbiamo questo risultato qua. Noi abbiamo questo tipo di contenitori, di terrine, quindi però le forme si possono fare in mille modi, facciamo a piacere tranquillamente. Tagliamo questo modo quello cotto intero e mettiamo la parte della pelle, mettiamo in su, dove e la parte della pelle deve andare sul fondo, sul fondo, perché poi quando andremo a girare la vedremo sopra. Di sopra, sì. Quindi dobbiamo andare a ricoprire con lo sgombro il fondo, sì, dello stampo che utilizziamo. Esatto, cercavo la parola, non mi veniva. Chef stampo. Questo è un piatto che va fatto anche nei periodi di Natale, soprattutto al nord va fatto molto con l'anguilla. Andiamo nelle zone di Comacchio, lo fanno con la... Questa cosa dell'anguilla non mi ispira per niente. Dico, no, sia buono, allora, vabbè, però, io, sinceramente, io non lo so. Sarò sincero, io mangio sia per mestiere sia per gola, ho assaggiato tutto. L'unica cosa che non, anche se è buonissima, non è un disprezzo nei confronti dell'anguilla. No, io l'ho assaggiata, però è anche buona. Però non sarà il sesame, veramente non sono due cose che io non mangio, però mi accompagno molto alle tavolate degli amici quando si va in questi posti che fanno questi piatti particolari. Ma sarà che l'anguilla, non lo so, poi nell'immaginario, non so, la ricolleghiamo forse, non lo so, da serpente, ci fa pensare al serpente, però il problema è quello. È sbagliata questa cosa. Sì, è sbagliatissima, infatti bisogna comunque, io devo dire, io l'ho assaggiata ed è buonissima, però non la rimangerei, proprio per una questione che mi fa pensare al serpente, vabbè. Qualcosa devo pur non mangiare, tanto lo chef l'ha detto, ma io non mangio. Allora, qui abbiamo, vedi, come si sta raffreddando, quando più raffredda più diventa denso il nostro brodo. Andiamo a coprire semplicemente le carni, lo sgombro. Ma proprio... questo chef quanto tempo deve stare in frigo? Almeno deve stare 3-4 ore. Minimo 3-4 ore. Quindi magari se vogliamo mangiarla la sera conviene farla dalla mattina. Sì, perché tenete presente che deve, il brodo deve raffreddare, altrimenti non possiamo mettere, a meno che non abbiamo l'abbattitore. E non possiamo metterlo in frigo. No, non possiamo metterlo in frigo, altrimenti si crea una flora batterica sbagliata. E se abbiamo l'abbattitore invece, anche se è caldo, mettiamo in abbattitore, l'abbattiamo a meno 40, però a casa l'abbattitore non ce l'abbiamo nessuno, e quindi lo facciamo prima raffreddare in questa maniera, quando è freddo lo mettiamo in frigorifero per almeno un paio d'ore, sicuramente un paio d'ore. Okay. E adesso questo ve lo sposto perché logicamente sempre per tempi televisivi. Le operazioni da fare, così potete seguirle passo passo a casa. Ovviamente il nostro chef ha le terrine già pronte e adesso ve le facciamo vedere. Sei sicura? Sì, sono là. Ecco qua. Eccole qua. Perfetto. Noi le abbiamo già pronte, belle solide, vedi? Sì. E a questo punto possiamo cominciare ad impiattare. Perfetto. Okay? Facci vedere come si sformano, sì, perché questa operazione per me rimane sempre una delle più difficili. No. È facilissimo. Voilà. Ah, quindi proprio, ecco, che meraviglia, quanto sono belle, quanto è buona. Ecco, e abbiamo, vedi, la parte che noi abbiamo messo sotto, la parte della pelle, sì, appunto, che si deve vedere la pelle dello sgombro, perché la pelle dello sgombro è bellissima. È bellissima, sì. Ok. E quello che ad occhio, quando serveremo il piatto, andremo... L'occhio, la prima cosa che vede è quello. Ma poi andiamo a servire con della frutta, cioè veramente in maniera molto particolare. Rendiamo un piatto fresco, leggero, ma comunque gustoso.
Iniziamo a comporre il piatto, chef. Allora, qui abbiamo messo lo yogurt magro, ci abbiamo aggiunto un cucchiaino di olio di oliva. Sì. Un pizzico di polvere di caffè. Ok. Ecco qua. Prendiamo il croccante del pane, che diamo una nota croccante all'insalata. Ecco qua. Prendiamo la nostra insalatina, bella fresca, bella delicata. Giusto? Sì, giustissimo. Qui abbiamo del melone invernale. Questo è un melone invernale, quelli verdi che si è... Tante volte a me papà... Sono dolcissimi poi. A me papà li appende nella rete del sacco delle patate, li tiene appese in soffitto, li fa ancora maturare dolcissimi. Mettiamo dei cubettini sempre di arancia. Mettiamo una terrina di sgombro. Questo lo facciamo belli sti piatti. Poi i piatti, quando si mangiano, vanno rotti perché si deve assemblare. È tutto. Vero, è vero, sì. E qui che abbiamo? Qui abbiamo semplicemente olio e arancia. Olio e succo d'arancia. Ah, quindi al posto di mettere quello di limone facciamo giusto una piccola emulsione. Ah, ma che meraviglia! Voilà. Qui abbiamo un piatto semplice, bello e anche dietetico. Dietetico, sfizioso, e non lasciatevi ingannare poi dal fatto della questa gelatina, come questa gelatina. Ma perché non è una gelatina, ecco, lì c'è tutto il sapore dello sgombro. Non è una gelatina, è tutto il brodo, il sapore dello sgombro, in questo caso sgombro. Un piatto che si può fare tranquillamente con gli scampi, si può fare con la triglia, si può fare con il merluzzo, si può fare con qualsiasi tipo di pesce. Però la bellezza merita. Che crea lo sgombro non lo crea un nobile merluzzo. E poi noi diciamo sempre, dobbiamo essere attenti anche all'economia, quindi è un piatto anche economico, perché lo sgombro è un pesce che si può ancora comprare, non ha dei costi esagerati, quindi è un piatto che tutti possiamo fare, volendo, perché insomma non deve mai mancare la buona volontà. Grazie Marco. E la passione. Esatto. E grazie a voi per essere stati insieme a noi anche oggi. Ci vediamo domani. In caso di malattia da reflusso gastroesofageo si consigliano i pasti piccoli, frequenti e lontani dal sonno. Pasti piccoli sono più digeribili.